Ehi! Ci tieni alla testa, cazzone pieno di aria. Non toccarmi mai più con quelle zampette di topo. Cazzo, torna in formazione. Mi chiedevo solo da dove vieni. Caparzo, giusto? Ehi, crepa, caporale. Capito. E un'altra cosa, ogni volta che fai il saluto al capitano, fai di lui un bersaglio per i tedeschi. Mi dispiace. Perciò facci un favore, non farlo. Soprattutto quando sto vicino a lui, capisci? Capisci. Di che parla il tuo libro, caporale? Scusa. In effetti parla di... Dovrebbe parlare della fratellanza che si sviluppa tra i soldati durante la guerra. Fratellanza? Che ne sai della fratellanza? Perché vieni da Malta? Guarda un po' questo, Mellish. Perché non chiedi al capitano da dove viene? Sì, chiedilo al capitano, certo, ti dirà tutto quanto. Me la spiegate la logica di questa cosa? Insomma, che senso ha rischiare la vita di 8 di noi per salvare un solo uomo? 20 gradi. Qualcuno vuole rispondere? Raven, pensa alla madre di quel poveraccio. Senti, dottore, io ho una madre, giusto? Insomma, tu hai una madre, il sergente ha una madre. Cazzo, scommetto che perfino il capitano ha una madre. Forse il capitano no, ma tutti noi abbiamo una madre. Non c'è motivo da scoprire, devono agire e morire. E che cazzo vorrebbe dire, caporale, eh? Dobbiamo morire tutti, è così? Apam sta parlando del nostro dovere di soldati. Sì, signore. Abbiamo tutti degli ordini e dobbiamo eseguirli. Questo soppianta tutto, compreso vostra madre. Sì, signore, grazie, signore. Anche se la missione è a Fotbar, signore. Soprattutto se la missione è a Fotbar. Cos'è Fotbar? Oh, è tedesco. Sì. Mai sentito. Signore, ho un'opinione su questa faccenda. Allora fanne partecipi anche la squadra. Per come la vedo io, signore, l'intera missione è una gravissima ripartizione impropria di preziose risorse militari. Sì, va avanti. Secondo me, signore, Dio mi ha dato un dono speciale. Ha fatto di me un grande strumento di guerra. Raven, presta attenzione, ora è così che ci si lagna. Continua, Jackson. Beh, quello che voglio dire, signore, è che se Dio mettesse me questo super fucile di precisione a una distanza massima di un miglio da Adolf Hitler, con una buona visuale, signore, fate i bagagli, ragazzi, la guerra è finita. Amen. Buzzurro, bella pensata. E lei che dice, capitano? Insomma, non si lagna mai. Non mi lagno con te, Raven. Sono un capitano. Esiste una gerarchia. Le lagne vanno su, non giù, sempre su. Tu ti lagni con me. Io mi lagno col mio ufficiale superiore, via dicendo. Non mi lagno con te, non mi lagno davanti a te, dovresti saperlo, sei un ranger. Ma mi scusi, signore, ma se lei non fosse un capitano e magari io fossi un maggiore, che cosa direbbe? Beh, in quel caso direi è un'eccellente missione, signore, con un obiettivo estremamente prezioso, signore, che merita tutti i miei sforzi, signore. Per di più, sono profondamente dispiaciuto per la madre del soldato James Ryan e sono disposto a sacrificare la mia vita e la vita dei miei uomini, e soprattutto la tua, Raven, per lenire la sua sofferenza. È in gamba. Lo amo. Accamparsi!